Buongiorno, siamo a Leopoli, il VIV, più precisamente vicino alla stazione di Leopoli. Come vedete qui c'è un campo allestito per accogliere le persone che arrivano da altri punti dell'Ucraina, i più interessati dalla guerra in questo momento. E sono arrivato ieri in autobus durante un viaggio davvero abbastanza faticoso, sotto la pioggia, e curiosamente anche all'interno dell'autobus era pieno di persone, di donne che stavano attraversando nuovamente il confine tra Polonia e Ucraina in direzione contraria. Quindi c'è proprio questo fenomeno che si sta verificando di molte persone che stanno tornando in Ucraina dopo essere state in Europa. E la situazione qua è di calma apparente. Ieri ci sono stati alcuni allarmi antimissile, pare che non, però senza conseguenze. Gira voce che insomma siano diversi in realtà i missili che potenzialmente potevano cadere sulla città. Si parla anche di 70 razzi lanciati, ma colpiti dall'antiaerea. Dico, insomma, lo metto un attimo come una notizia ipotetica perché insomma i numeri abbiamo visto che in questi giorni, in questo periodo sono un po' insomma, è un po' difficile constatare poi la realtà dei numeri, appunto. Come vedete, quindi c'è un campo, sono diverse famiglie Rom che non pare siano intenzionate a varcare il confine, ma che insomma usufruiscono di questa inaspettata situazione di supporto anche per loro. Sono numerosi attivisti europei, anche italiani. Ed ecco, questa è un po' la situazione iniziale, la città chiaramente militarizzata, bisogna fare attenzione a diverse cose, c'è il coprifuoco alle 22, per cui rientrare assolutamente per quell'ora nelle proprie abitazioni, con il rischio di essere o arrestati, se non addirittura sparati. E quindi per ora è tutto, ci sentiamo per prossimi aggiornamenti. Ciao.